3, 2, 1. Ciao tesori, benvenuti in un nuovo video. Questo è un Get Ready With Me. Oh yeah. Perché sto facendo così? Non lo so, ma va bene così. Allora, alla fine, aggiornamento make up. Alla fine sono riuscita a fare un po' di acquisti di make up, anche se non ho ancora comprato tutto ciò che mi serve, ma diciamo che piano pianino acquisterò tutto, perché calcolate che sono veramente mesi che non compravo niente e quindi piano pianino, insomma, sto a rifare di tutto, che poi è detta così un po' brutta, però vabbè. Allora ho avuto una gioia. Allora, questo è un periodo, come vi ho già detto, che è proprio mai una fottutissima gioia, mai una, ma rullo di tamburi, signori, ho avuto una gioia, una nella vita, ce l'ho avuta, perché continuo questo padre, una nella vita, signori, ce l'ho avuta finalmente. E la gioia qual era? Allora, partiamo dal principio. Praticamente sono andata a mangiare da Italy un po' di giorni fa, che per chi lo conosce a Roma è praticamente questo posto dove non solo vai che puoi mangiare, ma in più puoi farci la spesa. È un ristorante a 3 piani dove ogni piano ha una cosa diversa. Noi ci siamo fermati a mangiare del pesce, comunque io e la mia famiglia. E poi la cosa sensazionale che a me ha lasciato veramente bene è il fatto che puoi fare anche shopping. Quindi non solo puoi comprare i prodotti che ti cucinano e che mangi, quindi con una grandissima qualità, tipo, che ne so, hai assaggiato delle verdure che ti sono piaciute, le puoi ricomprare e ricucinartele a casa. E poi appunto ci sono le persone che insomma vanno lì soltanto a fare la spesa, perché è tipo aperto fino a notte, se non ho capito male. Vabbè, ma a parte questo, che già così, cioè già così è tanto. Ma non solo, cioè la cosa più bella è che c'è anche il reparto profumeria. E adesso capirete perché sono così contenta e soddisfatta della mia vita, che posso morire felice. Madonna, questi capelli che mi svolazzano in giro per la casa. Capelli, tornate. E niente, praticamente la mia gioia deriva dal fatto che, allora, sono passata da questa, ho tipo fatto così, no? Stavo passando, ho fatto what? C'erano i prodotti in Abla, ragazzi, quindi, cioè, non potevo. Ho visto queste due tinte labbra e ho detto thank you God. Devo dire altro. Cioè, non si sentono per niente sulle labbra. Sono comode da morire. Si asciugano alla fine abbastanza in fretta. Adoro. Cioè, sapete che vuol dire adoro? Cioè, veramente, non avevo mai provato i prodotti di Mr. Daniel Makeup, ma ovviamente l'ho sempre seguito e adorato. Gliel'ho pure scritto una volta in privato, perché, bene sì, anche, cioè, io non sono molto come, ci sono molti youtubers che si fanno molto gli affari loro, cioè, se c'è tipo da fare un complimento a un collega non lo fanno, non tutti, però qualcuno non lo fa. Però io sì, cioè, se io ti stimo, cavolo, ti seguo, lo dico, cioè, mi piace questa cosa, anzi, sosteniamoci, io sono così. E non avevo mai avuto né la possibilità proprio di acquistarle, né l'occasione nemmeno. Appena l'ho vista lì ho detto ok, questo è un segno del destino. Se il destino vuole così, chi sono io per dire di no a delle cose che boh. Cioè, capisci l'amore proprio che stavo provando in quel momento, e la gioia grandissima, con la panza piena di pesce. Cioè, bellissimo, una cosa. Il correttore appunto che mi state vedendo utilizzare è proprio questo della Smashbox, lo Studio Skin 24 ore, che è uguale al mio Vando Dinda, o così. E appunto questo è l'ultimo acquisto che ho fatto, perché mi ci trovo molto bene, l'avevo già utilizzato, quindi ci piace. Sto andando ad utilizzare un nuovo acquisto, che è la Youngblood High Definition, che è una cipria molto buona, che come vedete io... Fumi da tutte le parti, non so se li state vedendo così, meravigliosi fumi. Comunque, mio Dio, quando Chiara Paradisi sa tenere le cose, sì, proprio, I'm a queen di tenere bene le cose. Ma come cacchio me lo sto mettendo? Comunque, questa cipria mi ha lasciato un attimo tipo,
che cosa ho comprato. Per... non ci credo. Deficiente, mi stavo venendo da vomitare. Dicevo comunque che questa cipria benedetta è buonissima. Infatti mo la lascio in posa, poi la rimuovo ovviamente. Non torno così bianca. Cioè non rimango così bianca. Aspetta. Però la cosa è che all'inizio ho detto ma what the fuck, ma che cacchio ho comprato. Perché praticamente sembra come se che ci sia del talco mentolato dentro. Cioè è fresca sulla pelle, ti rinfresca. Sembra che veramente... Io ho mia nonna di Lecce che si mette sempre il talco mentolato dappertutto. E questa, vi giuro, mi ricorda troppo il talco mentolato. Però diciamo che è ottima sotto molti aspetti. Quindi va bene, soprattutto per essere un fantasmino. Cioè in questo momento io sono un fantasmino. Però funziona, cioè adesso la lascio in posa, dopo... E viene bene, ve lo assicuro che viene bene. No, oddio. Ok, non è giornata. Da settembre ci saranno delle grandi, grandi, grandi novità. Soprattutto per quel mio progetto che non è assolutamente morto. ti prego, dimmi che hai fatto una dab pure tu mentre ho battuto la mano, ti prego. Questo è per le scritte un po' più anziane. E da settembre ricomincerà, cioè comincerà ufficialmente la Squad, ragazzi. La Squad non è morta, è viva e vegeta come progetto, solo che stando un bel progettone con i contro coglions, diciamo, è una di quelle cose che, per le quali serve un pochino di tempo. Quindi per ora non avete visto niente sul canale della Squad, che vi lascio qua sotto in descrizione. Mi raccomando, iscrivetevi perché sarà una cosa allucinante, lo sto registrando, sì. Sarà un qualcosa di veramente allucinante. Sarà un canale diverso dal solito, un canale veramente fighissimo. Sarà veramente un canale fuori dagli schemi. Con oltretutto, vi ricordate che cercavamo 4 componenti nuovi per la Squad? Sono stati trovati 2 nuovi componenti. Non vi posso dire il nome, però non vi dirò niente, non voglio spoilerarvi nulla. Non vedo l'ora di presentarvi queste 2 persone e non vedo l'ora, insomma, non vedo l'ora che capiate chi sono, non vedo l'ora che vediate tante cose e sono emozionata. Sono veramente emozionata perché per quanto mi riguarda, almeno dato il fatto che comunque ho 20 anni, il fatto che io abbia creato un progetto che abbia potuto coinvolgere delle altre persone e dare del lavoro a delle altre persone, molte persone, per me è qualcosa di incredibile. Si cancellano le labbra ogni volta che faccio un tutorial, che palle. Comunque, un'altra cosa che ho acquistato, dici ma quanto cacchio ho speso? No, è che in realtà ho fatto questi acquisti più di un giorno e quindi ok. Comunque, Smashbox, mini Smashbox. Io come sapete ho la Smashboxona, 2 Smashboxone. Io adoro, cioè, non so se si è capito, ma io adoro questo marchio. Se volete inviarmi qualcosa, sapete, non vi dirò di no. Smashbox, adoro perché è la palettina con queste colorazioni qui che, oh god, quanto siete belle. E proprio quando dici belle col cuore, ma c'è tipo una velina sopra. Ah, ecco, c'era ancora la velina sopra lo specchio. Cioè, sto facendo tutta questa robina solo ed esclusivamente per voi, per il video, perché in realtà è sera tardi, quindi, cioè è sera, quindi io tra poco strucco tutto e vado a dormire, quindi mi sto truccando solo per voi, non è che vado così da qualche parte. Però si fa, perché le mie tesorine sono le mie tesorine. E poi comunque, cioè ragazzi, il trucco è trucco, cioè il trucco è fantastico. Quindi cioè, se può truccare pure per andare a dormire, nel senso, cioè il trucco è uno stile di vita. Se devi andare a dormire, mica te strucchi, te ritrucchi ancora meglio. Cioè dovrebbero inventare tipo il trucco per quando devi dormire, cioè con un mini specchietto. Non, io già sono ciecata, non sto vedendo assolutamente niente di quello che sto facendo. Non ne ho idea, non so se sto sfumando, se non sto sfumando, se il cielo è blu o le stelle sono ancora con noi. Ma che sto dicendo? Ho da 3 anni a questa parte persone che mi dicono: ma scusa, no, non ci vedi?
non è che ti puoi mettere gli occhiali mentre te riducchi, ma delle lenti a contatto. E io ti dico, giusto, sei una volpe, peccato che se non me le metto ci sarà un perché, e quel perché che sono una volpe io, sono un fenomeno, e questo fenomeno che sono diventata a 20 anni, alla fine tanta età di 20 anni, che ho partorito, che ho fatto, ho camminato sui carboni ardenti sul fuoco, e non scherzo, c'ho le prove, l'ho fatto davvero con mia madre, e chi lo segue da tanto lo sa, mi sono buttata da una parte molto alta, vabbè, un discorso lungo, cioè ho fatto cose allucinanti, ma nella mia vita... Ma che cazzarola di lentine? No, bene, 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 molto bene. Cioè, io direi che va tutto molto bene. È tutto molto interessante. Ah, no, non va più di moda. Adesso c'è. Mi fa volare, mi fa volare. Cane, ti diseredo. No, no, ti diseredo davvero. Ok, mi sono messa le ciglia finte malissimo perché stavo al telefono. Allora, io non le uso mai le ciglia finte perché, come sapete, con gli occhiali sono molto difficili da mantenere. Le ciglia finte danno solo che fastidio. Comunque, in tutto questo, io adoro le ciglia finte, quindi non potevo non utilizzarle. E poi, ovviamente, vado ad utilizzare il mio illuminante preferito in assoluto. Questo qui della The Balm. Questo veramente non lo batte nessuno. Cioè, questo è veramente l'illuminante di una vita. Adoro, cioè, guardate. Bam. Bam, cioè, ragazzi. Ma io me la lascio apposta la striscia, cioè, è troppo bam. Mamma mia. Cioè, ma state vedendo che cos'è? Che cos'è? Mamma mia. Cioè, questo è veramente un illuminante da sogno, da sogno. Sto benedetto naso. Questo benedetto contouring che il naso non va. Se sentite parlare la piccolina, è la piccolina. Diciamo che i capelli andrebbero sistemati meglio, quindi va bene. Comunque, questo è il trucco finale. Spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Spero tantissimo che questo trucco vi sia piaciuto. Anche se ho avuto dei problemi a mettere le ciglia finte. E sono di Make Up For Ever. Ce l'ho da un bel po' di tempo. Quindi, comunque, si sono un po' rovinate. Non è facile l'applicazione. Oddio, oggi mi cade tutto. Non è stato per niente facile metterle. Quindi, non, insomma, se ho gli occhi storti, insomma, anche chi se ne frega tanto. Mo' vado a dormire. E quindi niente tesori, io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Spero tantissimo che questo trucco vi sia piaciuto. E noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Scrivetemi qua sotto nei commenti se appunto i getteri di Winnie vi piacciono. E quindi niente tesori, ci vediamo al prossimo video. Ma chi è che ha scaricato? Ma è la gioia. Saluda. Ciao.